Presidente, colleghi, Ministro Calenda, oggi la vediamo in aula per la prima volta nella sua veste di Ministro dello Sviluppo Economico come successore dell'ex Ministro Guidi, travolta dal caso Trivellopoli. Da un simile scandalo, che ha dimostrato tra l'altro quanto il governo sia succube delle lobby, ci si sarebbe aspettato un cambio di rotta. Invece il suo primo atto politico, Ministro, è stato quello di inviare una lettera direttamente alla Commissione Europea chiedendo che il CETA, accordo di libero scambio con il Canada, dove tra l'altro hanno sedi molte delle più grandi multinazionali del settore agroalimentare come la Monsanto, venisse ratificato senza passare per i parlamenti nazionali, per il Parlamento italiano? Ma come si permette, Ministro? Ma come si è permesso di bypassare il Parlamento italiano? Si rende conto che lei si dovrebbe già dimettere? E oggi, Ministro, si presenta qui e continua a difendere le lobby sostenendo a spada tratta il TTIP. D'altronde, che lei si è abituato a proteggere gli interessi dei potenti, anziché dei cittadini, lo dice la sua storia personale. Già pupillo di Montezemolo in Confindustria si è occupato di internalizzazione dell'impresa. Nel 2013 si candida con scelta civica del tecnocrate Monti ed entra a far parte del governo Letta. Quello, ricordiamolo, dei 7 miliardi e mezzo regalati alle banche private. Caduto Letta salta sul carro del vincitore e approda nel PD, dove viene nominato da Renzi prima rappresentante dell'Italia in Unione Europea e ora ministro dello sviluppo economico. E come pensa di rilanciare lo sviluppo economico del Paese? Presidente. Sostenendo il TTIP. Ed è così sicuro, Ministro, che il trattato, il più grande trattato di libero scambio nella storia dell'umanità, sia vantaggioso per i cittadini italiani che noi parlamentari, rappresentanti del popolo, siamo costretti ad accedere alla sala lettura del trattato scortati dai carabinieri con il divieto di riprese e i limiti del segreto di Stato. Lo stesso segreto di Stato applicato al disastro di Ustica e al disastri e alle stragi degli anni di piombo. Lo stesso segreto di Stato. Allora perché tanta segretezza, Ministro? Cosa volete nascondere ai cittadini? Che in realtà il trattato mira solamente a instaurare un mercato costruito su misura dei grandi gruppi economici? Che il vero obiettivo è impedire che la salute, l'ambiente e la sicurezza possano intralciare gli affari e il profitto delle multinazionali? Che le uniche barriere che volete superare non sono i dazi, ma i diritti? Ministro Calenda, in questa sede non può pensare di limitarsi a confonderci con le citazioni di stime, peraltro quelle più ottimistiche sugli effetti del TTIP. Lei si barrica dietro freddi numeri in modo fazioso e parziale. Perché non cita i dati forniti dagli studi indipendenti, anziché solamente quelli pagati dall'Unione Europea e dal governo italiano? Perché non ha detto che le stime dello stesso ministro dell'agricoltura americano prevedono una diminuzione dello 0,25% dell'esportazione dei prodotti agricoli europei e la diminuzione dei prezzi degli stessi prodotti? Perché non parla delle previsioni di perdita di 1 milione di posti di lavoro da parte, tra l'altro sancita da uno dei più autorevoli centri di ricerca politica economica europea? Eppure, Ministro, nonostante tutti questi dati, il TTIP gode del vostro appoggio incondizionato e totale. Così ha detto il Premier Renzi. Un esecutivo che non gode di alcun mandato democratico, nato da una congiura di palazzo, esprime appoggio incondizionato e totale nei confronti del più grande e oscuro trattato della storia di questo Paese. Appoggio incondizionato, sì, perché il governo non ha avanzato alcuna richiesta di protezione dei prodotti di maggior lustro per la nostra economia come quello agroalimentare. Appoggio totale, perché Renzi e il PD intendono sottoscrivere alla cieca ogni singolo punto del TTIP, dagli interventi in materia ambientale, alle norme che incidono sul mercato del lavoro, dalle politiche alimentari alla tutela dei consumatori, dalla salvaguardia della salute al patrimonio culturale. Tutto è minacciato in questo trattato. E voi siete a favore di questo trattato in maniera incondizionata. Dov'è che tutelate? Quando tutelerete gli interessi dei cittadini italiani? È stato solamente grazie ai documenti svelati da Greenpeace, non da voi, e grazie anche all'attività del Movimento 5 Stelle, che ha tradotto quei documenti, che sappiamo oggi che gli Stati non potranno più far valere la regola in vigore da 70 anni delle eccezioni generali. Cioè lo Stato italiano non potrà più porre limiti al commercio per proteggere la vita o la salute umana, animale o delle piante, per proteggere la conservazione delle risorse naturali inesauribili. Da troppo tempo, Ministro Calenda, state negoziando il TTIP nel massimo riservo e senza alcun mandato, se non quello dei poteri forti che grazie a questo governo dettano legge in questo Paese. Noi diciamo, Presidente, stop al TTIP, fuori i mercanti dal Tempio, fuori le multinazionali dalle istituzioni, fuori le lobby dallo Stato.
Togliete questi cartelli, togliete immediatamente i cartelli, intervengano gli assistenti parlamentari per togliere questi cartelli. Togliete i cartelli per...